Poste Italiane offre a partire da giugno 2023 dei buoni fruttiferi postali ordinari con un rendimento dichiarato del 6,15%. Se questo rendimento ti sembra buono e ci investiresti i tuoi soldi, ti consiglio di guardare questo video fino alla fine e scoprire il perché non dovresti credere a queste dichiarazioni. Ciao, io sono Michele Masiero, consulente finanziario indipendente per Atene SCF. E se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale e lasciare un like. Oggi ti parlo dei buoni fruttiferi postali e del perché non dovresti lasciarti ingannare da questo rendimento dichiarato del 6,15%. L'aumento dei tassi di interesse di questi ultimi anni, di cui sicuramente sei già a conoscenza, ha portato dei rendimenti maggiori sia sulle obbligazioni, ma anche su questo strumento chiamato appunto buono fruttifero postale. Ovviamente questo ha comportato una grande curiosità da parte di molti investitori, infatti faccio questo video proprio per rispondere alle molte domande che vengono fatte a proposito di questi strumenti. Quello che mi sta capitando spesso ultimamente è che i clienti vengano a chiedermi di investire una certa parte del capitale in questi buoni fruttiferi postali perché il rendimento dichiarato è del 6,15%. Ma faccio un passo indietro e ti spiego un attimo che cosa sono i buoni fruttiferi postali. I buoni fruttiferi postali sono nati nel 1924 e da allora milioni di persone li hanno sottoscritti ottenendo rendimenti. Ovviamente oggi li troviamo anche in forma dematerializzata. In questo caso si tratta di un titolo, o meglio una scrittura contabile a tuo credito presso Poste Italiane, che andrai ad acquistare senza ricevere il foglio cartaceo come una volta. I motivi della popolarità in Italia dei buoni fruttiferi postali sono diversi. Innanzitutto sono molto semplici da comprare negli uffici postali. Non hanno costi di sottoscrizione e di rimborso, non sono soggetti alla tassa di successione, sono percepiti come molto sicuri perché hanno la garanzia dello Stato italiano ed infine possono essere incassati qualsiasi momento prima della scadenza senza perdere il capitale e gli interessi maturati fino a quella data. Inoltre non sono soggetti al cosiddetto rischio di mercato come lo sono i buoni del Tesoro poliennali, i cosiddetti BTP. Anche se simili, sono strumenti con delle differenze abbastanza profonde, quindi adesso vado a spiegartele queste differenze. Innanzitutto, i buoni fruttiferi postali hanno dei rendimenti inferiori rispetto ai BTP ed ora vado anche a spiegarti il motivo per cui questi rendimenti sono più bassi. Innanzitutto, i buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e sono distribuiti esclusivamente da Poste Italiane. I BTP invece sono emessi dallo Stato italiano e sono distribuiti sia dalle Poste Italiane che dalle altre banche. Entrambi i prodotti sono garantiti dallo Stato italiano e beneficiano di un'imposta ridotta del 12,5%. I buoni fruttiferi postali pagano interessi a scadenza, mentre i BTP pagano gli interessi periodicamente con lo stacco della cedola. Una profonda differenza sta anche nell'aspetto interessi, cioè come vengono maturati ed erogati gli interessi attraverso questi due strumenti. Infatti, i buoni fruttiferi postali pagano gli interessi alla scadenza, mentre i BTP, che sono i buoni del tesoro poliennali, pagano gli interessi periodicamente attraverso lo stacco della cedola. Però la più grande differenza sta nel fatto che i BTP sono quotati sul mercato. Infatti, se si desidera vendere i BTP prima della scadenza, bisognerà venderli al prezzo determinato in quel momento dal mercato. Per quanto riguarda i buoni fruttiferi postali, invece, li puoi andare a riscuotere quando vuoi, anche prima della scadenza, e ti verrà restituito il capitale che hai messo all'inizio più gli interessi maturati fino a quel momento. Un'altra particolarità di cui ti voglio parlare riguarda l'imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali. Nel caso in cui l'imposta di bollo del 2% annuo sia superiore agli interessi maturati, la differenza verrà messa da Poste Italiane o Cassa Depositi e Prestiti. Questo ovviamente è un ulteriore vantaggio per il risparmiatore perché vedrà un'ulteriore garanzia sul suo investimento. Come ti dicevo prima, sono molto diversi sotto l'aspetto della riscossione anticipata. Infatti, mentre i buoni fruttiferi postali ti garantiscono sempre il capitale che hai investito alla scadenza o comunque al momento in cui tu vai a riscuotere, i BTP non te lo possono garantire perché, come ti dicevo prima, sono soggetti al rischio di mercato. Cioè, se in quel momento in cui tu vai a vendere il prezzo del BTP è quotato a un prezzo più basso di quando l'hai comprato, dovrai subire una perdita. Ovviamente, di contro, se tu vai a vendere il BTP che è ad un prezzo maggiore rispetto a quando l'hai acquistato tu, ovviamente avrai un guadagno. Pertanto, un mio primo consiglio per valutare uno di questi due prodotti è quello di capire se vorrai detenerlo o meno fino a scadenza,
perché questo è già una grande variabile che può farti capire se è un investimento che è adatto a te oppure no. Il rendimento più alto dei BTP rispetto ai buoni fruttiferi postali è dato proprio da questo rischio di mercato. Infatti, tu ti stai assumendo un rischio che il tuo investimento possa non andare bene e comunque sei soggetto alle fluttuazioni del mercato e dei tassi di interesse. Prova solo a pensare chi ha comprato un BTP nel 2019 si è ritrovato a vedere il proprio prezzo del proprio BTP scendere nel corso di questi anni che sono aumentati i tassi di interesse. Se il video ti sta piacendo, mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un like. Ora voglio arrivare al punto centrale di questo video, cioè i rendimenti reali e la chiave di lettura corretta per capire se questo 6,15% è un dato che è attendibile oppure no. Quando confronti i vari prodotti finanziari, qualsiasi essi siano, devi sempre controllare il tasso di rendimento annuale effettivo. In molti casi i tassi di interesse negli anni possono variare, quindi il rendimento effettivo può risultare essere una media ponderata di quelle annualità e quindi di quegli interessi spalmati per quegli anni. Spesso nelle pubblicità, per invogliare l'investitore a investire in quello specifico strumento, viene dichiarato come rendimento solo il rendimento dell'ultimo anno di quello strumento. Questo porta a far credere che il rendimento di quell'anno, cioè l'ultimo, sia il rendimento effettivo annualizzato di tutta la durata del periodo di investimento. Ed è proprio il caso del buono fruttifero postale oggetto di questo video. Per toglierti ogni dubbio sarà sufficiente andare sulla scheda informativa del prodotto che stai andando a comprare. Ad esempio, il buono ordinario paga il 6,15% di interesse nominale lordo per l'ultimo anno, ma nei primi anni paga lo 0,5 nominale lordo. Come puoi vedere dalla tabella, c'è un rendimento anno lordo e netto. È crescente perché è un sistema per invogliare gli investitori e per incentivare gli investitori a tenere fermo il capitale per più tempo possibile. Facendo la media di questi rendimenti, capisci anche tu che tenere fermo il capitale per 20 anni su questi strumenti non è il miglior modo per investire. Questa è la corretta chiave di lettura di cui ti parlavo prima, perché guardando i tassi effettivi netti annualizzati, puoi renderti conto anche tu che il massimo di rendimento che puoi andare a prendere all'anno è il 2,70% sulla soglia però dei 20 anni di investimento. Ed è proprio questo di cui ti parlavo prima, cioè la chiave di lettura corretta. Infatti, guardando i tassi effettivi netti per anno, puoi capire anche tu che non è un investimento sicuramente molto redditizio. Un altro meccanismo a cui prestare attenzione è quello dell'infruttiferità. Ad esempio, il buono chiamato 3 anni plus, se lo riscattate prima dei 3 anni, non vi darà alcun interesse. Questo anche se lo incassate un giorno prima della scadenza. Quindi mi raccomando, se sottoscrivi questi prodotti, fai attenzione e informati bene sulle caratteristiche del prodotto e quali sono le clausole e le caratteristiche tecniche. Ma come si calcola il rendimento dei buoni fruttiferi postali? Qui sotto in descrizione trovi un link di Poste Italiane che ti mette a disposizione un tool per calcolare il rendimento di quello strumento in base al capitale e alla durata. L'immagine che vedi è un esempio. Dopo aver selezionato i tuoi buoni fruttiferi postali in base alla scadenza, puoi determinare con precisione il rendimento in base all'importo che desideri investire. Prima di arrivare a questa schermata troverai un campo per inserire la somma che vuoi investire, dopodiché verranno calcolati automaticamente gli interessi alla scadenza dei tuoi buoni fruttiferi postali. Una cosa che ti voglio dire è che i dati sono certificati da Poste Italiane e quindi i valori che troverai sono quelli che effettivamente ti saranno corrisposti a scadenza. In alcuni punti la navigazione del motore di calcolo è un pochino articolata, però con un po' di prove dovresti riuscire a farcela senza grossi problemi. L'unica cosa di cui non tiene conto il calcolatore è l'imposta di bollo dello 0,2% annuo sul capitale, quindi tieni conto anche di questa variabile quando vai a guardare il rendimento netto a scadenza. Se il video ti sta piacendo, iscriviti al canale e lascia un like. Ma ora voglio rispondere alla domanda se vale la pena o meno investire su questi buoni fruttiferi postali. Innanzitutto, per stabilire quale sia il buono fruttifero postale più adatto alle tue esigenze, è necessario stabilire il periodo in cui vuoi rientrare in possesso della tua somma di denaro. Una volta determinato questo fattore, consulta i prospetti informativi dei singoli prodotti per
per capire quello che ti dicevo prima, le caratteristiche e le clausole che possono crearti dei problemi durante questo percorso. Ovviamente i prospetti ti serviranno anche per capire qual è lo strumento che ha il tasso migliore. Ti ricordo che puoi sempre chiedere rimborso in qualsiasi momento con i buoni fruttiferi postali, però questo potrebbe influire sul rendimento del tuo investimento, quindi calcola bene quando fare questo investimento e quando chiuderlo. L'acquisto di un buono fruttifero postale può essere anche un buon metodo per abbassare la media di fondi depositati nei tuoi libretti postali. Inoltre, se questa media è più bassa di 5.000 euro, ti può consentire il risparmio di 32 euro di imposta di bollo ogni anno che ti viene messa a carico per aver superato quella soglia. Un ultimo consiglio che ti voglio dare, se vuoi acquistare i buoni fruttiferi postali, riguarda la forma. Se desideri evitare il rischio di perdere tutti i tuoi soldi, allora ti consiglio la forma dematerializzata e non la forma cartacea che ti ho mostrato prima. Questo, anche se è meno affascinante e meno retro, ti offre sicuramente una garanzia e una sicurezza maggiore rispetto alla forma cartacea. Il mio parere è che comunque ci sono strumenti altrettanto sicuri e molto più convenienti di buoni fruttiferi postali. In linea generale, ritengo che investire nei mercati finanziari a parità di orizzonte temporale sia molto più redditizio. Il video termina qui. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi e se anche tu hai acquistato oppure hai intenzione di acquistare dei buoni fruttiferi postali. E mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un like per supportarci.